fosse vero il principio enunciato da Clausius, allora si potrebbe costruire una macchina anti-Clausius capace di provocare come unico effetto il passaggio di calore da un corpo più freddo a uno più caldo. Consideriamo anche una macchina M che funziona con due sorgenti di calore, del tipo che sappiamo essere permesso dai diversi enunciati del secondo principio. Immaginiamo di far funzionare le due macchine insieme e che ogni ciclo di M sia seguito da un ciclo della macchina anti-Clausius. La macchina anti-Clausius trasferirebbe dalla sorgente più fredda a quella più calda a ogni ciclo esattamente la stessa quantità di calore che la macchina M ha ceduto alla sorgente T1 dopo aver compiuto il suo lavoro utile. Il risultato del ciclo combinato delle due macchine, quindi, è equivalente a quello di una singola macchina che preleva calore dalla sorgente T2 e lo converte integralmente in lavoro. Una macchina, cioè, anti-Kelvin. Ciò dimostra che, se fosse falso l'enunciato di Clausius, sarebbe falso anche l'enunciato di Lord Kelvin. Ora vediamo cosa potrebbe succedere se non fosse vero l'enunciato di Lord Kelvin del secondo principio della termodinamica. Supponiamo, cioè, per assurdo, che esista una macchina ciclica anti-Kelvin capace di estrarre calore dalla sorgente T1 e convertirlo interamente in lavoro. Introduciamo una macchina di Joule che contiene acqua alla temperatura più alta T2. Il lavoro prodotto a ogni ciclo dalla macchina anti-Kelvin può allora essere usato per sollevare i pesi della macchina di Joule. Quando i pesi ridiscendono nella loro posizione iniziale, la macchina di Joule ha trasferito calore all'acqua, cioè alla temperatura superiore. Il risultato del funzionamento congiunto delle due macchine è del tutto equivalente a quello di una singola macchina che estrae calore dalla sorgente più fredda e lo trasferisce a quella più calda, una macchina, cioè, che viola l'enunciato di Clausius.